Questa è la... Vai. Buongiorno a tutti, bentornati all'edicola del Gargano. Bentornati, puntata speciale quest'oggi. Buongiorno Emanuele Palena, buongiorno Matteo Pellegrino. Yeah. Buongiorno donzelle, accomodatevi, venite quando sta lui. Vai. Dai, bene, allora, bene, partiamo subito. Ci sono anch'io, dagli occhiali. Buongiorno a tutti. Non alzo gli occhiali perché bene. Sapete benissimo, no, che rimanete. Potrete rimanere colpite. Matteo Pellegrino stamattina sta incazzatissimo. È incazzato nero, però dovrei stare anch'io. È raffreddatissimo. È affondato. Colpito affondato. Bene, allora questa puntata è dedicata a... Questa puntata a cosa è dedicata? Squillino le trombe. 50 sfondi. Che un uncinetto, tutto uncinetto. No, no. Passate da... Mani di fata. Allora, questo si rompe. Allora... Buongiorno anche a voi, allora, 50 sfumature. 2, 1. Questa puntata è dedicata a 50 sfumature di grigio con Mani di fata. Non hai letto Mani di fata, no? Mani di fata si chiama proprio il giornale. Allora, questo è. Allora, noi abbiamo intenzione di fare questo. Allora, che cosa questo è stato un successo editor commerciale. Commerciale. Un milione di copie. No. Sì, poi dice 100 milioni. 100 milioni. 100 milioni di copie vendute. Ci hanno fatto anche un film che ci hanno fatto un film che noi non abbiamo visto. Non abbiamo visto. Io non ho neanche letto il libro. Preferiamo i porno. Qua, io lo so dire, anche l'erotico. Quinto Brass non ha mai ucciso nessuno. Noi non abbiamo nemmeno letto il libro. Non abbiamo né letto il libro né visto il film. Tanto non la camminano in tanti. No, capisci, non la camminano in tanti. Perfetto. Allora intendiamo fare questo per farvi conoscere. La muparia l'è passata. Non sono. Per farvi ho spolverato col pennello. Per farvi capire questo libro, eccolo qua. Faremo così. Come procederemo? Matteo, se li gira, mi dirà un numero che non abbiamo già detto prima. Che non deve essere multiplo di 2 o multiplo di 3 abbinati. Abbinati, quindi niente 60. Se abbiamo 69, niente. No. Allora, io aprirei pagina 69. Abbiamo pagina 69. Iniziamo. Allora, leggiamo. 69, dimmi un rigo, a un caso rigo. 14, boh, così 2, 4, ambo, 6, giocatevi i numeri 6, no, vabbè, dicimi che all'8 e se vincete spartito cominci così. Vai. E adesso Ana. Aspetta. Ana Pannan con un anno dopo, mi gridò José. José per farsi sentire sopra quel frastuono. Secondo che mane uno José, poi dici aspetta Kate e io. Aspetta, Kate e io andremo a vivere a Seattle. I suoi genitori le hanno comprato un appartamento lì. Dios mio. Mamma mia, quanta eroticità. Dio, quanta sfumatura di eroticità. Sfumature, 50 sfumature di mil. Che il mio cavallo. Vabbè. Interessante quello. Leggete il mio cavallo e non le 50 sfumature. Perché potrebbe essere un po' più interessante. Aspettate, torniamo fra un secondo. Siamo tornati, rieccoci qui con voi. Allora, riprendiamo dalle 50 sfumature. Abbiamo fatto già uno, quindi sono 49 sfumature. Sono 49. Io però ancora non mi riprendo da Dio Smith. Da Dio Smith. Giustamente i nomi, allora, i nomi del, non potevano essere altri. Andiamo avanti. Ana con una con una ricordo, con ricordatevi analgesico. Stai calmo. Andiamo a pagina numero. Di un numero, Matteo, che c'è una N solo. Matteo, un numero per leggere qualcosa. 489. 89, attenzione. Allora l'hai fatto. Come? Ambo, speriamo che arrivi a 489, hai detto? Allora. Allora. Leggo io così. Silenzio.
o quando vorrei toccarli anche io. Ehi, no. Prendo a mia volta il menù e lo esamino. Anzi, no, lo esamino senza accesso, l'ho messo io. Mi rendo conto che ho una fame da lupi. A capo. Lettera grande. Come si chiama questo, Matteo? Virgoletta. Ah, è una dichiarazione. So cosa voglio. Ah. Mormora lui. Ah. Con voce bassa e rocca. Alzo lo sguardo e vedo che mi sta fissando in quel modo che mi fa vibrare ogni muscolo. Tottico. E mi toglie il fiato. Ah. Che affnanzi. Bene. Con gli occhi torbidi e torbidi e ardenti. Cioè D e T. E T. Il sangue mi freme nelle vene rispondendo al suo richiamo. Io voglio quello che vuoi tu, mormorò. Ah. Fa un respiro profondo. Qui? Chiede con tono allusivo. Hai capito? Lo zozzone. Ma questo è sempre. E un sorriso perverso. Ah. Come è un sorriso perverso? Matti, il sorriso perverso? Oddio! Sesso all'International House of Pancakes. Ah, a me la pronuncio. Ah, scusi, chiedo scusi, chiedo signor, per la sorbente. La sua espressione cambia, diventa più severa. Oh. Avete mulati? Non morderti il labbro, ordina. Non qui, non adesso. Non me la. Perfetto. Il suo sguardo si indurisce, e speriamo solo quello. Per un attimo! Dandogli un aspetto pericoloso e sexy. Oh, perfetto. Se non vuoi che. No, qui c'è una. Si parla di mo, un busolle. No, ragazzi, no. Basta. Se non vuoi che ti prenda qui, non tentarmi. Oh. E come fai, scusa? Ok, ma niente, sei tu, sai? Qui c'è scritto. Poi cioè, poche parole per tutte cose, poi cominci così, un altro rigo, cominci. Salve, sono Leandra. Leandra. Cosa ciao, posso Leandra. Portare stamattina? Una gazzosa. Una gazzosa, Leandra. Quest'altro. Un saluto a Leandra che conosciamo. Ciao Leandra. E ad Antonio. Ciao Antonio. Va, bene, andiamo avanti. Stiamo calmi, rimaniamo calmi. Allora, andiamo avanti. Quest'altra mezza paginetta mi ha proprio. Questa era mi ha fatto cappottare. Questa ha tolto 10 sfumature tutte insieme. 10-15 sfumature. Quindi siamo arrivati. No, siamo arrivati. Siamo a 35. A una 35. Ma fammi capire, dobbiamo arrivare a zero. No, dobbiamo non credo, accelerare. Non credo. Un'altra pagina. Un'altra pagina. L'ultima pagina. 488. La pagina prima. Perché sicuramente racconterò la storia di qua sono arrivati a quella. Allora, 488. Faccio così. Basta. Questa è l'ultima pagina. Su. Tornati in macchina, mentre riprendiamo l'autostrada verso Savannah, per l'H finale. Con l'H. Savannah. Con due N. Sopra. C'era anche una pornostar che si chiamava Savannah. La mia sveglia si mette a suonare. Ah già, la pillola. Attenzione alle pillole. Cos'è? Chiede Cristo. No, cos'è da prima. No, cosa con... Che cosa apostrofo. Ecco l'accento. Cos'è? Che cos'è? Andiamo avanti. Chiede Christian, virgola, curioso punto. Ah, Christian è mi metto a frugare nella borsa. In fase di. La sveglio per la pillola, mormorò arrossendo. Sorride. Vedi che io ho sentito. Bene, virgola, fantastico. Odio i preservativi. Oh. Però te li devi mettere. Però usateli. Un messaggio a tutti. E dai, però. Dai, ragazzi. Arrossisco ulteriormente e dispotico come al solito. Oh. Mi è piaciuto come che tu mi abbia presentato a Mark. Proprio a Mark. Ah, proprio Mark. A moto a luogo. Che io, come la tua fidanzata. Hai capito? Cioè, io cresci a me femmine. Oh. Mi è piaciuto tu, che tu, il mio fidanzato, mi hai presentato a Mark come Mark. Mia va bene, leggete il libro e capirete. Anche io lo pensavo, Anastasia, e continuo a farlo. Va bene. Ma come ti ho detto, voglio anche di più. Oh. Una fatiata di mazzate. Oh, un saluto a tutti quelli. Io veramente mi sono. Quindi siamo arrivati a una quarantina di sfumature. Il resto leggetevelo voi. Andate se a vedere il film. Comunque si vede. Se leggete altri libri un po' più interessanti. Cioè, io fino adesso noi ve ne saremmo grati. L'umanità ve ne sarà grata. Io suba. Mettetevi la maschera. Mettetevi sott'acqua.
Vi leggo il, questa come si chiama, la quarta di copertina. La quarta e basta, dai. Quando così... Anastasia Stele Still. Graziosa e ingenua studentessa di 21 anni, incontra Christian Grey, giovane imprenditore miliardario. Questo è fantascienza, un giovane imprenditore miliardario. Si accorge di essere attratta irresistibilmente da quest'uomo bellissimo e misterioso. Solo. Convinta però che il loro incontro non avrà mai futuro. Prova in tutti i modi a smettere di pensarci fino al giorno in cui Grey non la invita a uscire con lui. Secondo me prova in tutti i modi e basta. Pausa. Anastasia capisce di volere un uomo a tutti i costi. Ah, quell'uomo a tutti i costi. Ok. E comunque saremmo brutti sparire. Anche lui è incapace di resistere. Deve ammettere. Ragazzi, vi ricordiamo che e la, qui, la Aldega 50 sfumature di grigio, ma tu... Che il maglioncino del Palena, attenzione, c'è anche dietro, eh? Continua. Vi ricordiamo che è sul mercato, il Palena è sul mercato, quindi quando volete potete scriverci all'edicola del Gargano, molto riservato, anche se siete sposati non vi preoccupate. Allora, dove eravamo arrivati, Matteo? È incapace di resistere, deve ammettere con se stesso di desiderarla. Quindi anche bene, lui ha un mezzo pensiero. Questo è 50 ma alle sue condizioni. Senti, noi la prossima puntata... Non è finita. Ah, scusami. Travolta dalla passione, Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni. Secondo me è scritto un po' così. Mentre si rileva l'animo oscuro di quel qua, non capisco che si è scritto, però conoscerà per la prima volta anche i suoi segreti più perversi, i segreti desideri. Perfetto. C'è anche il sito internet. C'è anche un sito internet, cioè di questo aborto allora, di fate... ne hanno fatti tre. Quindi questo è grigio, nero e rosso. Nero, il marrone non l'avete fatto? Quest'anno si usa il marrone? Si usa il marrone. Va molto il marrone. Vestitevi marrone. Anche se verde allora, fa molto cafone. Fateci le recensioni del sul libro Emanuele. No, 50, se dobbiamo abbiarci adesso con l'editore, bravo Matteo, abbiamo fatto cose serie. Benissimo. La prossima puntata la faremo sulle 50 sfumature di... Non dite parolacce. No, e questa cosa ci ha molto frenato. Vabbè, quindi decideremo quale comunque, 50 sfumature... Possiamo toglierci un sassolino dalla scarpa? No, se solo devo schiacciare il tasto rosso? No. Okay. Cioè, se dovete scriverci, almeno... nella speranza che voi esistiate, è vero. I profili falsi su Facebook sono veramente tristissimi. Sono più tristi di questi. Sono più tristi di 50 sfumature. Sono più tristi di questi. Vabbè, noi oggi abbiamo dedicato questa puntata a questo fenomeno editoriale, commerciale, cinematografico. Ed è gravissimo. Ci dispiace per tutti quelli che. Cioè, non è che magari siamo contro uno schiaffo in culo, anzi. Voglio dire, però ci sono molti date lo scherzo. Va bene, fate l'amore, non fate la guerra. Non datevi con le cinte. Non datevi con le cinte. Sarebbe anche perseguibile alle open up. Le cinte devono mantenere i pantaloni. Questa è da Oscar! Bellissima! Questa è la nostra recensione. Fate l'amore, 50 sfumature di grigio. Questa è stata la nostra recensione. Se poi volete venire a farlo qua. A proposito, noi in settimana avevamo scritto che cercavamo erano due. L'invito è sempre aperto. Solo l'invito, anche l'edicola aperta. L'edicola è sempre aperta. L'invito anche ci hanno scritto alcuni. Perché avevamo lanciato questa cosa di cambiare il nome della puntata. What's your name? Ci hanno scritto, ma adesso non me li ricordo. Ci hanno scritto un po' di cose. Li troveremo e li leggeremo alla prossima puntata. Quanti minuti sono? Siamo una decina. Ci siamo. Volete chiudere con una massima vostra? No, apro il libro a caso e vi lasciamo così. Vai, così. A metà. L'apriamo a metà. No, aspetta, fammi vedere quante pagine.
Così vediamo pure se so fare io le divisioni non le so fare, però le 548 diviso 2. Un saluto a tutti i professori di matematica. 548 diviso 2 sono 24. Va bene. 274. 274, io già so che mi correggeranno. 274, fateci sapere. Allora, l'ho preso a primo colpo. Ah, la calcolatrice. Allora. Dai, che dobbiamo chiudere! Allora, e anche una supplica, sussurrò. Perché sono così nervosa? Ho la bocca secca! Ho la bocca secca! No, ragazzi, una supplica! No, una supplica! Mi chiedi di andarci piano? Annuisco. Ho comprato questi libri per te, sussurra. Lo sguardo impassibile. Ci andrò piano, solo se li accetti. Deglutisco compulsamente. Nel senso che... E a voi, le 50 sfumature di grigio. Signori, leggete, perché ti ricordo la frase che dicevamo un po' di tempo fa? Perché leggere, com'era? Leggere. Importante. Non te la ricordi mai. Bene, abbiamo chiuso anche per oggi. Fateci sapere le vostre 50 sfumature di qualcosa. Continuate a scriverci. Però solo se siete veri. Solo se siete veri. Cioè, ci potete anche insultare. Però voi scriveteci in tutti. Abbiate la percezione che poi arriveranno le. Perfetto, andiamo a salutare le signore. Andiamo a salutare le signore tutti insieme. Dobbiamo i nostri. Scriveteci. No, un saluto alle nostre. Ciao a tutti, un saluto. Bene, abbiamo chiuso anche questa puntata. Un saluto a Matteo Pellegrino. Venite a trovarci in edicola, ci trovate sempre qui. Ciao Emanuele Palena. Ci vediamo alla prossima. Buona settimana. Allora.